Sia per l'ingegnere Brutto che per l'ingegnere Macello ci sono state richieste che si attestano tra i 7 e gli 8 anni di reclusione. Mi sembra una posizione da parte della Procura totalmente ignara di quelli che sono i criteri di regolamentazione di una grande società, di un grande gruppo come Ferrovie dello Stato. Si ignora che esistano delle regole, si ignora che queste regole sono state rispettate da queste persone e si ignora quali siano le vere ragioni di questo incidente. Dispiace che poi a farne le spese siano proprio le posizioni apicali, che sono le posizioni che più hanno la responsabilità del sistema. Purtroppo sono stati coinvolti anche altri soggetti in posizioni inferiori, ma questo non può che dispiacere rispetto a una visione d'insieme che penalizza la società ed è totalmente ingiustificato. Le responsabilità di questo incidente sono di chi non ha seguito le regole, di chi non ha verificato quello che sul territorio era necessario verificare, di chi non ha verificato che c'era effettivamente una cricca all'interno di quella rotaia, all'interno di quel giunto, di chi non ha voluto verificare. Non l'hanno voluto verificare perché sono stati disattenti? Non si può dare la responsabilità a responsabilità apicali in assenza di qualsiasi prova, anzi con la sussistenza della prova del contrario. Dispiace molto che la Procura, per un fatto meramente ideologico, abbia assunto questa posizione. Però quel giunto era rotto, l'avevano segnalato, non è mai stato riparato. Il giunto era rotto, non era stato riparato, ma lei pensa che siano le posizioni apicali a dover riparare un giunto o siano chi ha le responsabilità di quel giunto, chi vede quel giunto rotto e si limita a rincalzare quel giunto anziché sostituirlo, quando i giunti per la sostituzione erano stati depositati accanto a quel giunto da sostituire e si è atteso, forse perché era Natale, forse perché c'erano le vacanze di Natale, forse perché si attendeva una ditta che le sostituisse. Dispiace molto pensare che questa responsabilità debbano risalire in assenza di qualsiasi prova. Anzi, ripeto, perché devo essere chiara su questo aspetto, il dibattimento ha dato prova del contrario e pacificamente i pubblici ministeri hanno ignorato le emergenze dibattimentali perché hanno voluto rimanere ancorati a quelle che erano le responsabilità che hanno individuato inizialmente o che hanno preteso di individuare inizialmente. E questo non può che dispiacere in chi, me come gli altri difensori, hanno fatto il possibile per dimostrare che non era vera quella tesi, ma di questo non è stato tenuto alcun conto. A mio giudizio c'è un preconcetto che io voglio definire ideologico, ma non voglio ovviamente attribuire immotivatamente questa ideologia a chi ha reso questa requisitoria. Dispiace molto, è una constatazione la mia, dispiace molto che in assenza di prove ci sia una valutazione di pretesa responsabilità nei confronti di soggetti che quella responsabilità non hanno. Se lei non chiama ideologia questo, non so che cosa sia l'ideologia.